Il lavoro che da qui ai prossimi mesi faremo innanzitutto è quello di ricostruire l'organizzazione del partito, insomma di rimettere insieme quello che è un partito, diciamo, sul territorio presente anche con espressioni di grande generosità, insomma iscritti, volontari, militanti che in questi mesi si sono anche avvicendati nelle feste, si sono avvicendati anche nel portare avanti una parte del lavoro che comunque un'organizzazione complessa come quella del Partito Democratico qui in Umbria e a Terni richiede. Dobbiamo fare in modo che questo lavoro riparta e riparta insomma sotto i migliori auspici, insomma innanzitutto perché da qui ai prossimi mesi abbiamo da preparare le amministrative. Nella nostra provincia si vota nell'80% dei comuni, insomma i comuni più importanti sono impegnati a partire dal capoluogo Terni nella riconferma della nostra amministrazione. La ricandidatura di Leo Di Girolamo e la sua messa a disposizione è un segno importante anche per la città, per la stabilità, insomma, di una comunità che ha bisogno di essere guidata in una fase difficile e di decisioni importanti che riguardano la struttura produttiva, ma riguardano anche più complessivamente il tessuto sociale. La città di Orvieto che si appresta, insomma, alle amministrative in una situazione diversa, con un Partito Democratico che deve ricostruire un progetto per l'alternativa di governo, insomma una città che è piegata dal governo di centrodestra, un governo che non ha risolto i problemi che erano aperti, ma che soprattutto ha lasciato, diciamo, sospese le decisioni e quindi, insomma, richiede uno sforzo notevole da parte del gruppo dirigente del Partito Orvietano e complessivamente i comuni più piccoli che sono impegnati in un rinnovo, insomma, in alcuni casi di sindaci che vanno in scadenza, ma anche in altri casi un rinnovo di sindaci che terminano il primo mandato e che dobbiamo fare in modo, insomma, attraverso anche una partecipazione delle comunità locali, di riconfermare e comunque, insomma, di valorizzare al massimo il lavoro fatto fin qui. Insomma, il Partito Democratico in questi mesi sarà, diciamo, al fianco delle amministrazioni, anche perché in questi anni di duro lavoro i nostri sindaci sono stati spesso soli nell'affrontare anche, diciamo, le problematiche che questa crisi economica e finanziaria sta producendo e sta devastando interi territori, insomma, sta impoverendo complessivamente le nostre comunità e credo che, insomma, abbiamo un impegno, una sfida che richieda la massima responsabilità delle nostre classi dirigenti.